Il cardinale Ravasi ha rivestito nella sua fulgida carriera due ruoli che ne fanno l'incarnazione di quanto può desiderare chi dedica la sua vita allo studio e alla funzione vitale che ha lo studio nella realtà dei nostri tempi. È stato infatti prima prefetto della Biblioteca Ambrosiana e poi presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, ruolo che riveste tutt'oggi. Come non annoverare tra i dottori dell'Alma Mater uno studioso che vanta più di 1000 pubblicazioni, ne ho contate 1080, tra cui un centinaio di libri. Proclamiamo Gianfranco Ravasi, nato a Merate Lecco il 18 ottobre 1942, dottore ad honorem in filologia, letteratura e tradizione classica, e gli conferiamo il presente diploma di laurea a tutti gli effetti di legge. Per me questa laurea nella Università, nell'Alma Mater di Bologna, è, se mi permettete l'espressione, è una sorta di vertice, di apice di un cursus honorum, sia pure non eccezionale, ma un apice che non avrei mai immaginato di ricevere, di poter scalare.